Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo come fare questo meraviglioso strudel con la pasta matta. Ho preparato gli ingredienti per questa pasta matta. Lo strudel, come sapete, si fa con la sfoglia, con la frolla. A me mancava adesso questo con la pasta matta, che rimane molto più leggera naturalmente della sfoglia, specialmente dove c'è il burro. Qui vedete, ho messo la farina, un uovo intero. Sbatto un pochino, poi aggiungo l'acqua. Sbatto ancora. E metto poi gli altri ingredienti, che è l'olio di semi e il sale. E continuo a lavorarla direttamente nella ciotola. In alcune ricette la pasta matta si fa senza uovo, ma io ho provato questa e la preferisco. E naturalmente sono andata anche a vedere la ricetta originale di Stefano Cavada, che è uno chef altoatesino che seguo. E a parte questo, io vado ogni anno, come sapete, in Alto Adige, nel sud di Tirolo, lo strudel si fa soltanto così, o con la frolla naturalmente, o con la pasta sfoglia, però all'interno non ci va, niente, ci vanno soltanto mele, cannella, uvetta e pinoli. Tutto il resto, le altre ricette che vedete con i biscotti, sono varianti che però non fanno parte della ricetta originale. Bene, una volta pronta la pasta matta la copro e la lascio a temperatura ambiente almeno 30 minuti. E adesso mi preparo il ripieno. Ho preparato due mele grandi. Se invece non le avete così grandi, magari piccoline ne mettete tre. Io poi qui anche ad occhio poi vedo se metterne un altro pezzettino. Bene, preparo le mele a pezzettini. Infatti ne metterò un altro pezzo perché mi sembrano poche. Ci metto poi un po' di limone, qui non ci sono semi, quindi vado sicura. Una spremutina di succo di limone. Aggiungo un mezzo cucchiaio di zucchero, anche se non è obbligatorio, se non vi piace tanto dolce lo potete omettere. Ci metto l'uvetta strizzata, le dosi sono indicative perché se vi piace più uvetta potete metterne di più naturalmente, e così i pinoli li ho già messi. Ora metto la cannella, io vado così ad occhio, però pressappoco è un cucchiaino scarso, ma anche meno, anche qui dipende dai gusti. Ci metto un po' di pane grattugiato, che ci va nella ricetta originale, e poi va anche sulla sfoglia. Il liquore ho messo un bicchierino di grappa, ma se volete potete mettere il rum. Bene, ora vado ad allargare la pasta matta. Allargo, mi aiuto con un po' di farina. Ok, l'allargo, cercherò di farla rettangolare, ma anche rotonda va bene per lo strudel, però rettangolare forse poi si gestisce meglio. Ecco qua, ci siamo quasi. La faccio abbastanza sottile, facendo attenzione che non si rompa. Ok, questa è la dose giusta per fare, vedete, uno strudel non grandissimo. Se lo volete più grande, aumentate in proporzione la dose. E appoggio adesso la sfoglia sulla carta, su un foglio di carta forno. Allargo ancora un pochino. Ok. Ed ora ci metto
Il pan grattato, pane grattugiato. Scusate, rivedendo il video mi è venuta quest'ombra. Stamattina a brutto tempo ho dovuto accendere la luce e mi fa ombra sul video. Bene, ora vado a mettere il ripieno. Nel frattempo il forno è acceso a 170 gradi. Metto le mele, il ripieno di mele e stringo bene con le mani. Alla fine sono anche troppe, avete visto, bastavano anche le due mele grandi. Ne sono avanzate pochissime. Ma alle fine le ho messe. Bene, stringo bene, se no altrimenti poi rimangono i vuoti. Adesso delicatamente, senza rompere la sfoglia, piego il lato e poi piano piano sempre mi aiuto con la carta anche, eh? Volendo si potrebbe cuocere anche con la carta. Ecco qua. Appiccico bene perché deve essere ben sigillato in modo che poi dentro con il vapore le mele si cuociono per benino. Ora questo, volendo lo potete anche ribaltare, però io l'ho lasciato così, avevo paura che si rompeva e l'ho lasciato, tanto poi alla fine con lo zucchero al velo sopra non si vede niente. Spinello, ho messo un uovo sbattuto con un po' di latte e spennello la superficie e vado ad infornare. Quindi abbiamo detto a 170 gradi e per 40 minuti. Io alla fine ho aumentato un pochino per farlo dorare un pochino di più. Eccolo qua, è bellissimo, non poteva mancare il mio vassoietto e tovaglietta tirolese. Ed ora fra un pochino lo tengo un pochino e poi lo taglio. Guardate com'è bello, che profumo di Alto Adige. Bene, amici, io vi ringrazio della visione. Guardate che spettacolo. E ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti.